Nei venerdì del tempo di Pasqua, periodo dell'anno liturgico che va da Pasqua alla Pentecoste, in molte parrocchie si celebra la Via Lucis, naturale coronamento della Via Crucis, della quale ricalca la configurazione in 14 stazioni e la struttura interna con la lettura di brani biblici e meditazioni. Durante tale liturgia si ricordano e si celebrano gli eventi della vita di Cristo e della Chiesa nascente, dalla risurrezione alla Pentecoste, rievocando di stazione in stazione la manifestazione del Cristo alla Maddalena e ai discepoli, l'incontro con i discepoli di Emmaus, il mandato ai dodici e ai successori di rimettere i peccati, il conferimento a Pietro del primato sulla Chiesa nascente e l'affidamento ai suoi della missione universale, oltre i due avvenimenti dell'Ascensione e della Pentecoste. Questa pratica religiosa nasce alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso all'interno del movimento salesiano Testimoni del Risorto, il cui carisma guarda principalmente alla resurrezione di Cristo per favorire e alimentare in noi una vera spiritualità pasquale. In mezzo alle difficoltà del cammino della vita, siamo chiamati a innalzare lo sguardo alla grande speranza della resurrezione, vittoria di Dio su ogni peccato, insuccesso e disfatta. La Via Lucis si è poi gradatamente affermata nelle varie diocesi fino al riconoscimento ufficiale da parte della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti nel 2002. Giovanni Paolo II l'ha inclusa già tra le celebrazioni per l'anno santo del 2000 come devozione accanto alla Via Crucis e al Rosario. Tradotta in 11 lingue, questa pratica va sempre più diffondendosi nel mondo. Ieri, venerdì in Albis, nella parrocchia di Sant'Eustachio, Donello Senatore ha guidato la celebrazione, puntando maggiormente l'attenzione sulla manifestazione del risorto all'uomo. Un momento importante nella vita della comunità, perché si vuole andare a rafforzare il criterio che Gesù appare a tutti quanti noi, ad ogni credente. Riuscire a comprendere queste apparizioni bisogna avere occhi aperti e orecchie aperte. E allora affidiamoci allo Spirito Santo che ci farà comprendere che Dio guida ancora oggi l'umanità e ciascuno di noi. La Pasqua continua nella vita di tutti i giorni, riconoscendo la presenza di Cristo che si fa nostro compagno di viaggio.